Bene, buongiorno e con piacere oggi che abbiamo invitato la dottoressa Raffaella Campagnuta, che è la coordinatrice di una nuova esperienza che si è aperta recentemente a Pordenone, che è il centro, lo studio medico solidale. E l'abbiamo invitata in maniera specifica proprio per illustrarci questa nuova esperienza che ci onora come città e per anche farci conoscere qual è il ruolo, Raffaella, dei volontari nella gestione di questo centro, di questo studio. Grazie. Grazie, ringrazio io il Presidente e il Vicepresidente per avermi invece invitata qui ad illustrare, sono io che mi sento onorata. Bene, com'è nata questa idea dello studio medico solidale? È nata dalla riflessione su un dato pubblicato dal settimo rapporto Censis, è un dato inquietante di povertà sanitaria. 12 milioni di italiani in Italia non si curano, rinunciano alle cure per motivi economici, quindi di difficoltà. Questo naturalmente impedisce una vita dignitosa. Ora, gli attori di questo è stato il motivo, ripeto, scatenante. Gli attori di questo progetto oggi sono il Comune di Pordenone, la banca BCC, Banca di Credito Cooperativo, l'Associazione San Pietro di Pordenone, di Azzano Decimo e poi l'Ordine dei Medici che collabora con noi. Ora, il supporto logistico, ripeto, è stato dato dal Comune e ha messo a disposizione il Comune tre stanze in via San Quirino. Vi dico anche il numero civico 5 che è sede anche di altre associazioni molto importanti. Fondazione della BCC invece sostiene economicamente il progetto stesso perché ha bisogno di fondi, ovvio, altrimenti non potrebbe esistere una struttura di questa importanza. L'organizzazione dello studio medico è data invece dall'Associazione San Pietro. L'Associazione San Pietro, mi preme dire, vanta ben quasi 400 volontari. Questo è un patrimonio umano, una ricchezza enorme per il nostro territorio, ma anche per le istituzioni, perché è un aiuto valido per affrontare tutte le tematiche a cui andiamo incontro. Questo patrimonio, ripeto, è stato messo a frutto e abbiamo con noi 18, questo studio medico solidale, operano 18 medici specialisti, i quali offrono gratuitamente il loro sapere, le loro conoscenze e il loro tempo libero anche. Obiettivo dello studio oggi è quello di dare quindi delle consulenze, fare delle visite gratuite alle persone che hanno problemi economici, persone che abbiano, e io dico quali sono i requisiti, persone che abbiano un ISEE non superiore a 13.000 euro e che siano e facenti parte del territorio di Pordenone dell'Uti Noncello. L'Uti Noncello comprende San Quirino, beh, Pordenone naturalmente, San Quirino, Cordenons, Porcia e Zoppola e Roveredo.